Benvenuti a questa nuova rubrica sul canale di Parliamo di Videogiochi. Oggi, qui con me, è Lino, che mi accompagnerà in questo viaggio, in questa nuova serie, dal titolo Creepy Games. In questa serie io e Fro tratteremo di ogni storia, tra leggende, verità e misteri che girano intorno ai videogiochi. Oggi, come primo episodio, vi proporremo un gioco che probabilmente molti di voi avranno già sentito nominare, probabilmente in qualche forum o cercando su YouTube. Oggi parleremo di Pokémon Black. Esiste veramente? Chi l'ha prodotto? E qual è il suo significato? E se non avete mai sentito parlare, gustatevi il primo episodio di Creepy Games con Pokémon Nero. Le origini di questo gioco vanno ricercate nel vasto mondo delle versioni pirata di Pokémon, una delle tante che si possono trovare in mercatini dell'usato e fiere, ma che in realtà non si sa mai da dove siano uscite. Specialmente giochi per una console vecchia come il Game Boy classico. Qualcuno afferma di averle trovate nei posti più disparati, come la persona che ci ha segnalato questo gioco. Dice di averla trovata nel cassetto di un comodino all'interno di un albergo. Probabilmente sarà stata dimenticata da qualcuno che è passato di lì. Giustamente, dopo averla presa ed essere tornato a casa, ha pensato di rispolverare il suo vecchio Game Boy per poter vedere di cosa si trattasse, dato che non aveva mai sentito parlare di questo misterioso Pokémon nero. All'avvio, dopo la consueta intro classica dei Pokémon blu e rosso, subito notò che la schermata iniziale era leggermente diversa dalle versioni che noi tutti conosciamo. Infatti, appariva soltanto il protagonista di Pokémon rosso, ma nessun Pokémon al suo fianco. E poi si notava chiaramente una scritta Black Version sotto il bannerino Pokémon. Una volta cominciata la partita, e dopo aver superato l'intro del Dottor Oak, andremo a scegliere il nostro primo Pokémon con il quale cominciare. Come ben sapete, potremo scegliere tra Charmander, Squirtle o Bulbasaur, i tre Pokémon starter generici. Fino a qui tutto normale, ad eccezione di un fatto. Insieme al Pokémon che sceglieremo come primo compagno, avremo anche Ghost. Ghost risulterà a livello 1 e avrà lo stesso aspetto dei fantasmi che troveremo nella torre prima di aver recuperato la spettrosonda. Comunque, andando avanti nel gioco, ci è stato riferito che l'unico attacco che Ghost potesse compiere era maledizione. Ed ogni volta in cui ci troveremo in combattimento, nessun Pokémon riuscirà ad attaccare Ghost. Nessuno. Risulterà che il Pokémon avversario sarà troppo spaventato per poter attaccare. Una volta che Ghost avrà utilizzato l'attacco Maledizione, lo schermo diventerà tutto nero e in quel preciso momento si potrà anche udire il verso del Pokémon avversario in maniera totalmente distorta, quasi spettrale. Una volta che la schermata di gioco tornerà evidente, rimarrà in gioco solamente Ghost, perché il Pokémon avversario sarà scomparso, insieme al suo nome. Altra cosa che ha lasciato sconcertato non poco il nostro amico è il fatto che una volta affrontato un altro allenatore ed utilizzata maledizione, insieme al Pokémon scomparirà anche una Pokéball dell'apposita barra durante la sfida. E ciò poteva dire una sola cosa: il Pokémon non era più tra noi. Altra cosa parecchio strana di questo gioco è il fatto che una volta che avremo sconfitto l'allenatore e avremo ricevuto i gold che ci spettano, misteriosamente ritornerà sulla schermata di combattimento. Ed oltre ad avere la possibilità di abbandonare tutto, avremo sempre quel misterioso attacco maledizione da poter usare. E se dovessimo scegliere questa opzione, una volta ritornati nello schermo di gioco, l'allenatore avversario sarà scomparso. E se ancora dovessimo uscire dall'area in cui ci troviamo, per poi rientrare, al posto dell'allenatore non ci sarà altro che una lapide. Sebbene potremmo usare anche in questo caso l'attacco maledizione, essa non potrà essere effettuata sempre. Tipo, non si potrà applicare ai Pokémon e ad allenatori che sfideremo in seguito nel gioco, oppure contro gli altri fantasmi. È a questo punto che il nostro amico realizzò qual era il vero scopo del gioco: utilizzare il fantasma per diventare subito l'allenatore imbattibile del gioco, utilizzando proprio quel ghost incatturabile di Pokémon blu e rosso, facendoci strada per tutto il mondo, sconfiggendo chiunque e senza perdere mai. Ma a un certo punto, una volta che il nostro uomo aveva utilizzato sempre il fantasma, sconfiggendo anche i Super 4, il gioco non sarebbe più stato lo stesso. Adesso, visualizzando la Hall of Fame, possiamo vedere soltanto Ghost come unico Pokémon primo in classifica, e qualche altro Pokémon di livello molto più basso,
stroncato dal nostro Ghost. Una volta visualizzato ciò, la schermata diventerà nuovamente tutta nera e comparirà la scritta Many Years Later, molti anni dopo. E una volta che lo schermo si riattiverà, ci troveremo nella torre Pokémon di Lavandonia e lì ci accorgeremo che il nostro protagonista, Rosso, sarà divenuto oramai anziano e più lento rispetto all'inizio. Potremmo guardarci attorno e noteremo che ogni lapide corrisponderà ad ogni allenatore su cui abbiamo utilizzato l'attacco maledizione. Avremo il tema di Lavandonia in sottofondo, non solo dentro la stessa Lavandonia, ma in ogni posto che visiteremo, che sarà tra l'altro desolato e privo di vita, senza più alcun personaggio in giro. Inoltre, non avremo più nessun Pokémon con noi, nemmeno Ghost, che fin dall'inizio del gioco era impossibile da rimuovere dalla nostra lista Pokémon. Potremmo però notare che l'alberello che blocca l'ingresso per la caverna in cui cominceremo il gioco sarà scomparso, permettendoci di entrare, cosa che non era mai accaduta. E lì, una volta che raggiungeremo il punto preciso in cui avremo cominciato Pokémon Black, lo schermo diventerà nuovamente nero. A questo punto, dal buio della schermata, cominceranno ad uscire sequenze di Pokémon, che si susseguiranno in maniera morbosa e sempre più veloce. Dopo di loro, anche tutta una serie di allenatori. Lì, dice il nostro amico, vedremo comparire in sequenza tutti i Pokémon e gli allenatori su cui avremo utilizzato Maledizione. Inoltre, la musichetta di Lavandonia diventerà sempre più lenta, sempre più bassa di pitch, sempre più macabra e tetra. Ed è a questo punto che dovremo affrontare ancora una sfida, che vedrà noi, un povero anziano, contro Ghost. Non potremo scappare, non potremo fare altro se non rispondere alla sfida del fantasma. Una volta accettata, noi non potremo fare niente, non avremo Pokémon, non avremo alcun oggetto addosso, solamente Ghost davanti a noi, che dopo un breve periodo d'attesa comparirà con il suo attacco, Maledizione. Lo schermo diventerà ancora una volta nero e la musica si fermerà. E il nostro contatto ci ha detto di aver provato più e più volte questo gioco ed ogni volta l'unico punto in cui si potrà arrivare sarà questa schermata nera, la cui unica maniera che avremo per tornare al gioco sarà quella di spegnere il Game Boy, riavviare la cartuccia e accorgerci che la partita precedente sarà stata eliminata. E l'unica cosa che avremo davanti allo schermo della console sarà sempre la schermata iniziale di Pokémon Black e nessun salvataggio da cui poter caricare e capiremo che il gioco ricomincerà ogni volta da zero. Sebbene si provi a giocare più e più volte a Pokémon Black, anche non utilizzando Ghost ma soltanto i Pokémon normali, come un normale Pokémon Blu o Rosso, ogni volta termineremo sempre alla stessa maniera. Noi siamo rimasti molto turbati nel sentire questa storia, soprattutto perché inizialmente quasi nessuno riusciva a dargli un senso. Ma in realtà, di fondo, un senso ce l'ha. E se il fantasma nero fosse una maniera per simboleggiare la morte? La morte inevitabile, dove qualsiasi cosa noi possiamo fare, ce la troveremo sempre davanti. Soprattutto inserirla in un gioco come Pokémon, dove i nostri animaletti verranno sempre curati, non conoscono la morte. Eppure, con Pokémon Black, potranno trovarla. E noi ci troveremo tremendamente soli senza di loro. E finisce qui il primo episodio di Creepy Games. A voi le conclusioni. Buonanotte.